Una microradio in grado di sfruttare le proprietà dell'azoto e captare le onde elettromagnetiche delle trasmissioni e le trasforma in luce. Il dispositivo, costruito con due atomi, è stato creato dalla Scuola di Ingegneria e Scienze Applicate dell'Università di Harvard. La microradio potrà essere sfruttata in diversi ambiti, dalle sonde spaziali per Marte fino al corpo umano, dai pacemaker di nuova generazione. Il team di scienziati ha spiegato nel video come è riuscito a realizzare il piccolo dispositivo.